Tre giorni di degustazioni, spettacoli ed esposizioni. Si concluderà domani la Festa dell'Abbondanza, inaugurata ieri in Piazza Umberto I a Gela. L'iniziativa porta la firma dell'associazione Demetre Core ed è articolata in varie piazze del centro storico. Previsti anche convegni alla Pinacoteca Comunale. L'obiettivo è quello di rimarcare le origini e le potenzialità agricole di Gela. Nel pomeriggio avremo una gara di scacchi vivente con delle esibizioni anche di danza, poi la sera abbiamo di nuovo un'altra opera teatrale con la sfilata e la Gelica Folk che praticamente lungo le vie del centro farà questa sfilata in abiti folcloristici, poi la sera abbiamo un concerto in Piazza Salandra, delle proiezioni sempre in merito al diciamo al discorso ambientato sul fatto dei campi intorno al territorio gelese e in merito anche alla storia di Gela, per poi avere il concerto, come dicevo prima, in Piazza Landra di Aranna Beat & Friends con tutti gli artisti gelesi. Poi invece domenica abbiamo un doppio convegno, uno sull'abbondanza dei campi geloi e l'altro sulla canapa e sulle metodologie sia dal punto di vista industriale che medico-terapeutico, e poi nel pomeriggio ci saranno balli, canti in piazza per concludere, poi due concerti in Piazza Salandra con un gruppo che proprio in questi giorni sta concludendo il suo secondo lavoro, il suo secondo disco, i Music for Eleven Instrument, e poi qua invece in Piazza Chiesa Madre avremo la premiazione del Gela Calcio per quanto riguarda la cavalcata trionfale e la vittoria del campionato che li ha visti adesso entrare nel campionato di Serie D.